cavaliere è pronto ad affrontare il Toro Granata. La cittadella di sfida si prepara in massa ad invadere la curva ospite dello stadio Giovanni Paolo II di Nardò. L'entusiasmo per questi playoff si respira a polmoni aperti a Barletta, dove i biancorossi nei 120 minuti hanno un unico risultato utile, la vittoria. Dei playoff mi aspetto che il Barletta vinca, magari che ci porta qualcosa di buono allo stadio. È la prima partita, non so, che dobbiamo giocare con Nardò e poi speriamo. Playoff, mi sta bene anche la vittoria. Li vinciamo i playoff? Ma penso proprio di sì, sarebbe il colmo. Insomma, la squadra è bella, insomma, la squadra ci ha fatto sognare, tra virgolette. La vinciamo 2-0. Sono stati molto bravi, ci hanno messo soprattutto cuore, ma comunque è stata una bella stagione. Comunque vada. Fate un brindisi al Barletta. Un brindisi al Barletta. Barletta Calcio, sempre con noi, sempre insieme al Barletta Calcio. Per me il Barletta vince. Barletta è una bella squadra, a cuore, 2-0, espugniamo il campo di Nardò. Siamo 1000 tifosi al seguito, sosterremo la squadra sempre. A Barletta. La regola ci andiamo tutti, forza Barletta. Sempre forza Barletta, è normale. E quindi vinciamo. È per forza, 3-0. Il cuore non mente, vincere il Barletta sicuramente, lo spero. Prego il buon Dio, perché non meritiamo tutto quello che sta succedendo. Il Barletta merita molto di più e onestamente alla mia età, con un trascorso biancorosso, non posso che dire forza ragazzi. Ma forza Barletta, sicuramente. Va bene, l'augurio e l'auspicio è quello, bisogna sempre pensare positivi. Ma io vorrei anche essere più lungimirante, Barletta in Serie B un'altra volta. E nei posti più frequentati dai tifosi barlettani c'è chi si prepara anche ad offrire un cappuccino biancorosso. Dopo il triplete dello scorso anno, Nardò Barletta, valevole per la semifinale playoff del girone H di Serie D, può regalare sogni in vista di un possibile ripescaggio e della Serie C. Vinciamo, secondo me vinciamo. Io la partita purtroppo non potrò venire a vederla, la vedrò dalla Svizzera, quindi cercherò di dare tutto il mio sostegno morale alla squadra. Ma io spero che vinceremo. La Serie B. Barletta in Serie B. Forza Barletta. Di stadio, ripescaggio, società e playoff ne parleremo questa sera su Starter Parliamo di Calcio, la rubrica sportiva a cura della nostra redazione di Amica 9 TV. Ospiti in studio Marco Bruno e Gaetano Zingrillo, in collegamento il direttore sportivo del Casarano Francesco Montervino, da Cava dei Tirreni Angelo Pisapia e da Nardò Fernando Pero, addetto stampe, segretario del Nardò Calcio. La trasmissione sarà come sempre disponibile sui nostri canali Facebook e YouTube.